E allora andiamo a riaprire il nostro consueto spazio dedicato alla medicina e alla salute. Lo faremo insieme alla nostra ospite che vedete già qui pronta al mio fianco. E diamo dunque il benvenuto alla dottoressa Alessandra Fioretti, otorinolaringoiatra ed audiologa. Benvenuta dottoressa, buonasera. Grazie, buonasera. Allora, oggi insieme alla dottoressa parleremo di acufeni, ovvero uno di quei disturbi che credo vada ad inficiare maggiormente sulla qualità della vita della persona, anche nella sua semplicità, perché comunque si tratta di un disturbo semplice come dire, nel modo in cui si manifesta, però immagino che sia comunque una cosa per chi ne soffre veramente, veramente difficile da accettare. Però prima di andare a scoprire un po' meglio, quindi quali possono essere tutte le cause dietro alla comparsa dell'acufene e ovviamente anche dei sintomi e dei rimedi, vorrei che lei ci dia una definizione appunto di acufene. Che cosa si intende con questo termine? Sì, allora in realtà è abbastanza complesso da spiegare perché l'acufene è un sintomo, ma può avere molte sfaccettature, quindi il paziente lo può riferire come un sibilo, un ronzio, un tipo di tono puro, oppure può essere multifrequenziale, quindi è una percezione suonora che in realtà non corrisponde a una fonte esterna e il paziente lo può sentire in un orecchio, in entrambe o nella testa. E può essere associato a una perdita uditiva oppure può essere presente in un paziente con un udito perfettamente normale. Oh, quindi si presenta comunque in diversi modi ed in diverse forme, possiamo dire. Non sempre il suono che si sente è lo stesso. Possiamo sentire un ronzio, un fischio, un Varia, sì. battito. Quindi non c'è, diciamo, un suono standard nell'acufene. Può essere qualsiasi tipo di suono, ma dei suoni che abbiamo, anche una canzone, non so, non una canzone, nel senso. Allora, può corrispondere per esempio a una frequenza precisa, per esempio i 4.000 Hz, i 3.000 Hz, è tipico di chi ha avuto un trauma acustico, oppure può essere un insieme di più frequenze, quindi può avere le caratteristiche più di un fruscio o di un ronzio. Andiamo a capire quindi quali possono essere le possibili cause dietro alla comparsa dell'acufene. Ci sono delle cause che vengono riscontrate con maggiore frequenza? Allora, ce ne sono alcune più riconosciute, come per esempio un trauma acustico, oppure l'assunzione di farmaci che possono essere ototossici, oppure delle malattie che colpiscono l'orecchio, che possono essere da una semplice otite a patologie un po' più complesse, come la malattia di Meniere, l'otosclerosi, quindi malattie specifiche dell'orecchio. Accanto a questo ci possono essere spesso elementi molto stressanti della vita che possono far scattare l'acufene in momenti particolari di tensione. E in molti casi però non si riesce a stabilire una vera e propria causa, quindi rimane non ben definito, viene definito come acufene idiopatico, in Ah, cui quindi si rimane nel campo delle ipotesi, possiamo dire? purtroppo ancora in alcuni casi non è perfettamente possibile dare la causa esatta. Quindi quando vengono escluse tutte quelle note, in alcuni casi non c'è una causa specifica. La ricerca sta andando avanti, stanno facendo parecchi progressi, però il tema, come dicevo, è molto complesso perché implica anche altri organi, quindi non è un problema limitato all'orecchio. Molto spesso bisogna guardare l'individuo a 360 gradi perché possono essere vari elementi che lo determinano e lo possono innescare o mantenere, quindi per esempio uno stato di ipertensione, paziente con diabete, pazienti con malattie autoimmunitarie, per esempio molto spesso vediamo pazienti con patologia alla tiroide che sviluppano anche poi l'acufene. Quindi ci possono essere tutti degli elementi che vanno considerati, quindi non solo specifici dell'orecchio, ma proprio dell'organismo. Quindi poi andiamo a capire ovviamente poi nel caso ci fosse la diagnosi di un acufene, quali possono essere le eventuali cure e gli eventuali rimedi? Ci sono delle cure per quanto riguarda l'acufene? Allora, sicuramente prima si interviene e più ci sono possibilità di avere una risposta. Quindi distinguiamo quello che è l'acufene acuto, quindi quando è presente da meno di 3 mesi e quando invece è presente da più di 3 mesi, e quindi andiamo verso una forma cronica. Nella forma cronica è più difficile, ma sicuramente ci sono delle possibilità. Dal punto di vista, per esempio, della perdita uditiva, quindi quando c'è associata una perdita uditiva, ci sono ottimi risultati con l'utilizzo degli apparecchi acustici. Non sottovalutare mai anche l'aspetto psicologico, perché questi pazienti hanno precedentemente stati di ansia, depressione,
attacchi di panico che possono essere innescati dall'acufene e possono quindi poi essere trattati, e anche l'acufene può avere un miglioramento andando a trattare questo. Immagino poi in caso di soprattutto di acufeni cronici, diciamo a livello psicologico il paziente va aiutato comunque, credo che sia facile poi cadere magari in stati depressivi o comunque insomma la qualità della vita diciamo ne risente in modo incredibile secondo me, quindi credo, cioè, mi sembra di capire che il lavoro sia un po' un lavoro d'equipe in questo caso. Sì, è fondamentale perché chiaramente un otorino non ha le competenze di uno psicologo, infatti nel nostro gruppo c'è la figura dello psicologo che è fondamentale, perché quando i questionari che diamo al paziente per capire se effettivamente c'è questa compromissione psicologica, poi il trattamento con la figura dello psicologo psicoterapista è molto importante, perché permette di andare a salvaguardare la qualità della vita della persona. Organizziamo anche giornate di sensibilizzazione, congressi, e quindi lavoriamo anche in collaborazione con le associazioni dei pazienti proprio per creare sensibilizzazione sul problema dell'acufene. Benissimo, e per ultimo abbiamo anche un indirizzo mail, ovvero fioretti@tinnituscenter.it. Detto questo, dottoressa, io la ringrazio veramente per essere stata qui con noi oggi e per aver fatto chiarezza su questo disturbo. Ovviamente la ringrazio ancora e le auguro un buon proseguimento di lavoro, quindi grazie mille. Grazie a voi, buonasera.